Lei non sa di essere portata via da un vento che ama, crede di essere libera, ma la distanza che la separa da sé rende invisibile ogni realtà. Stemma distesa dentro il mio occhio della distesa dentro il mio occhio dell'anima, luce che mi accecherà, guardo i riflessi dentro il mio occhio dell'anima, come un cristallo puro che mi accecherà. Fuori Orario ha trasmesso più volte, tra il 2008 e il 2010, i sei film di Confini d'Europa di Corso Salani, alla cui produzione il programma aveva collaborato. In un rapporto di amicizia e complicità con i produttori di Vivo Film e con Corso Salani, Enrico Ghezzi aveva fortemente e convintamente voluto partecipare al progetto. Era anche prevista una seconda serie
con nuovi e successivi episodi. Mi hanno detto che ti hanno visto con la polizia. Ti hanno arrestato. No, buon arrestato, no? Un controllo, sai? Sempre mi vedevano con la camera gravando per tutti i lati, si assustarono. E alla, al calabozo? No, bueno, no, alla commissaria, sì, il passaporto, dos charlas, che me fui. Ma nel 2010 Corso Salani ci ha lasciato troppo presto. Tutti noi, autori del programma, abbiamo amato e continuiamo ad amare questo grande cineasta viaggiatore, questo creatore con la macchina da presa di infinite vite possibili, esploratore di incontri improbabili in luoghi remoti, lucido e intimo intessitore di ironici ma dolorosi intrecci sentimentali. I suoi film restano e resteranno come un'opera senza eguali, un'opera davvero unica e uno dei momenti più alti dell'atto stesso di fare cinema, dell'atto di filmare, degli anni trascorsi. Era dunque diventato per noi più che mai necessario ritornare a confini d'Europa e siamo felici di farlo in complicità con Vivo Film, con il gruppo di Sentieri Selvaggi e con il Festival A Cenno d'Oro di Avellino. Abbiamo infine voluto programmare queste due notti in contemporanea con il Trieste Film Festival, dove ogni anno l'associazione Corso Salani assegna il premio Corso Salani riservato a un film documentario o di finzione della produzione italiana indipendente. Il premio è andato quest'anno a Ultimina di Jacopo Quadri, proseguimento del precedente Lorelle Brunello, un altro ritratto di personaggi della campagna della Maremma in Toscana, un film Lorelle Brunello che gli spettatori di Fuori Orario hanno potuto vedere la notte del 1° maggio dell'anno scorso. Non appena possibile mostreremo anche Ultimina, di cui potete vedere adesso il trailer, cui seguirà Danilo, il corto ritrovato di Corso Salani del 1990. Ancora una volta, buona visione con Corso Salani. È perché Luigi, no, prima Rineo, Luigi, Domenico, la Hilda, io, la Anna e Finese, erano sette. Quella è morta da piccola, almeno quella hanno patito per me. Forse se c'era quella io non ci potevo essere, perché quella era fra me e lei e Domenico. Dopo sono venuta io perché lei è morta e hanno subito rimpiazzato. Dopo Ultimina perché gli era venuta noia. Sono quelle le farei tutte divorziate, perché quanto sono state sacrificate, anche noi, anche io al tempo mio, però potevi parlare, potevi dire le tue cose, le tue ragioni, ma quelle non potevano dire le sue ragioni, stavano lì senza di niente, sottoposte a quell'uomo, ma chi sei te? Chi sei te? Padre, mio padrone? Sono arrivato a Coimbra in treno stamattina presto. Alloggio in una pensione a un prezzo ridicolo. C'è un gran viavai di persone. Credo proprio che sia un albergo a ore. Forse sono l'unico vero cliente, l'unico che esce al mattino e rientra la sera e lascia sul letto e nell'armadio le sue cose. Quante storie saranno passate in questa stanza? Il sudore, il profumo dei corpi. L'amore su questo materasso consumato. Anche adesso nella camera a fianco la mia, il sospiro di un uomo.
Il silenzio della donna, forse la ragazza incontrata all'ingresso. Le crepe del soffitto, i quadretti alle pareti, le macchie sulla lenzuola. Non so proprio da dove partire la tua ricerca in questa nuova città. Ciao.